Il ritardo del gruppo di 10 secondi inizia l'ultimo giro, c'è la campionessa del mondo delle donne junior, Elisa Bazzo da fare l'andatura, 10 secondi, ancora la Saladini in terza posizione, lanciata la mirata, le registe Bastianelli, eccoci con lo sprint, è uno sprint che non ha storia, ma la storia è fatta da Marta Bastianelli, seconda rosa non lo dite, prima Marta Bastianelli che ha alzato il dito al cielo dedicando la vittoria a Michele Scarponi, terzo posto per Soraya Paladin, prima Bastianelli, seconda non lo dite, terza Paladin, lo invitiamo fin d'ora alla cerimonia protocollare e attenzione quindi per quanto riguarda lo sprint del gruppo, si sprinta per la quarta posizione a Liberazione Pink, quarta posizione che è appannaggio di Letizia Paternoster, la campionessa del mondo della pista, tra poco la vincitrice del Gran Premio Liberazione Pink, Marta Bastianelli, si aggiudica l'edizione 2017 di questa che è già una grande classica, riceve la maglia da Maria Sofia Lazzaretti e l'applauso del pubblico di Roma. Marta Bastianelli, 2 anni consecutivi sempre qui vincitrice, racconta com'è stata. Ma è stata una gara molto impegnativa, soprattutto perché eravamo soltanto in 3 oggi a correre e abbiamo avuto la sfortuna che metà squadra era la Liegi fino a ieri, quindi comunque siamo riusciti a partire in onore di Michele, che comunque ci faceva piacere partecipare e far bene. Io nel mio piccolo ho cercato di onorare questa giornata, non è stato semplice, però volevo far di tutto per dedicargli una vittoria e ci sono riuscita. Racconta com'è nata l'azione decisiva, siete arrivate praticamente ad una volata a 2 negli ultimi chilometri. Diciamo che avevo visto la Vaiano molto impegnata negli ultimi 2 chilometri a dover mettere su un'azione, così è stato, siamo rimaste subito in 4, ho avuto una compagna d'eccezione, la Paladin, che ha tirato esclusivamente 1,5 giri da sola, dopodiché Rasa è partita ai 2 chilometri dall'arrivo e siamo arrivate praticamente io e lei, non ho potuto dargli molto aiuto, però avevo il compito di far bene la volata e quindi purtroppo le velociste sono così a volte. Cosa chiede Marta Bastianelli a questa stagione? Ma diciamo che questa per me non è una delle vittorie più importanti della stagione, perché comunque so di dover far bene in World Tour, siamo una squadra che ci tiene a far bene nelle gare importanti, siamo l'ottava squadra al mondo e quindi comunque dovrò impegnarmi nei prossimi mesi a dover fare un risultato importante in una gara importante. Sarò il 29 a Yorkshire, dove già da lì cercheremo di fare il nostro meglio e poi abbiamo la Cina e un altro mese come quello di giugno molto impegnativo. E vorrevo quest'anno puntare al campionato italiano insieme alle Fiamme Azzurre, che è la mia squadra primaria.